su come dovrà essere svolta la prova, dello stop numero uno che è stata chiamata dagli organizzatori la prova dell'agosto. E adesso vedremo dunque il percorso dei concorrenti. Ecco dunque che Sergio Gavardella, Rial di Bolzano, settima prova della parte dunque verso la difficile zona, la più naturale tra le zone proposte da Sergio Canopio, con Apotis impegnato nel scavalcare questi grossi trulli. Vediamo, le difficoltà si fanno subito evidenti anche per un pilota del calibro dell'esperienza del pilota Pontesa. Erano leggermente in difficoltà, invece comunque portare la moto al di là dell'ostacolo, scatta però per lui purtroppo la prima penalità. Ricordiamo che i primi quattro piloti andranno poi a disputare la seconda manche, che è la virtuale per la finale. E il salto di moto serve per girare la propria motocicletta su questo verso per Bolzano, poi tornare nuovamente verso quella che è stata definita l'inizio di questa prima prova. 25 intanto per Apotis per percorrere la prima parte della prima prova. Questa attenzione passaggio successivo, Apotis c'è in alto alla corretta, vediamo.
discesa a terra, il salto entro il limite del percorso, poi si prepara a un altro gradino molto elaborato, le prove molto difficili. Adesso un attimo di respiro ai concorrenti, il tempo è di 5.49 per Diego Bovis, ormai nei pressi dell'ultima parte di questo percorso. Questa sera sarà la sfida tra le due scuole.
Vai, che bella radia, che buoni di inerzia. Continuare.
d'accordo. Vedremo poi il partito. Siamo a 7 minuti e 29. Allora, c'è una rettifica, è 0 per Cobos. Però adesso in difficoltà, attenzione, vediamo come dovrà districarsi. La posizione non è certo delle migliori. Il punto d'appoggio è molto limitato. La spinta con il piede incollato a terra gli riesce, vediamo la sua arrampicata fino sul pianerottolo di questa prova Central Line, la prova della scalata, e scala così questa grande montagna. David Cobos che paga 2 minuti, tempo 8:16, Fria senza motore. Sto parlando di Hot P e senza Arcanas, saranno loro i protagonisti. Se si tratta di controlli, devo guardare la partita. Intanto, prima come lui, la protagonista della prima coppa, questa finale della Coppa del Mondo di Pietro. Comincia l'avventura di Steve Covey, 0 con 39 secondi. Vedete come la piglia, che pulisce in pratica, da solo si comincia a correre. Esatto. Vediamo solamente il Gran Yavis.
sono arrivati a trovarci dalla provincia di Bergamo di Brescia Fabio Farioni e Mario Rinaldi, campioni, grandi campioni dell'enduro. Invitiamoli poi, facciamo spostare il numero 2 della finale. Bravo, Carlo! Sì, per il gol! Perfetto,
Machado, ¿eh? Fernando. Secondi ed è un altro
Guarda, c'è sta volta, ha dovuto pagare un impegno assurdo, 53 secondi, un errore per adesso. Vedremo come se la chiama l'altro inglese. Buon inizio per il pilota della Cultaco. Rischia intanto proprio nel tratto medio impegnativo. Chiavis. Delle modifiche in questo percorso, la parte iniziale non cambia assolutamente, il tronco sta adesso per delimitare il percorso. Adesso Zincolei. Davvero, Zincolei, eccolo, recuperare, vediamo la sua discesa, eccolo, sensore 0, il tempo di 38 secondi, velocissimo, dunque parte, Lampin. Già salito, ancora un piccolo sforzo, poi siamo su un altro pianerottolo. Molto bene anche per Lampin. È già in frenata, è pronto a girare la motocicletta. Conclusione. Gradino, poi la doppia discesa e ancora 1-0 sul cartellino di Marco Clove. Viene proposto da Gramialbis, che ha risultato il migliore nel corso della prima manche, qualche finalità in questa finale. E adesso senza errori ci riesce a salire sul primo pianerottolo, nuovamente surplus per l'inglese,
Stiamo già visionando la zona successiva. Eccolo Jarvis che deve districarsi da quel passaggio. A 56 secondi, ok. Grand Jarvis.
riesce a mantenersi in equilibrio, è anche abbastanza veloce perché siamo ai 45 secondi ora. Sale con entrambe le ruote su questo trampolino piuttosto insidioso. Fotografia ai nostri operatori e poi si comincia con il terzetto con la...